Buongiorno a tutti, grazie a tutti voi che avete partecipato così numerosi a questa nostra iniziativa della salute mentale. Il sistema di cura delle dipendenze vi è già stato descritto negli interventi precedenti. Io, come tutti gli anni, vi porto i dati di attività più recenti che abbiamo ricavato con il nostro osservatorio di dipendenze patologiche e che sono illustrati in dettaglio nella relazione annuale di attività del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, che è uscita poco tempo fa. Li guardiamo insieme, poi farò qualche commento. Il totale degli utenti nel 2017 è stato di 5.088. La diapositiva precedente era 2016, erano 4.929 nel 2016, quindi c'è stato un incremento dell'utenza in carico, dell'utenza complessiva e dell'utenza. Gli utenti in carico, vedete, sono circa 3.000. Ora, 5.088 sono tossicodipendenti, alcolisti, giocatori, tabagisti, pazienti appoggiati, pazienti provvisori, sono tutti i cittadini che hanno fatto un accesso nei servizi di dipendenze patologiche per vari motivi, anche per chiedere informazioni o per fare corsi educativi su alcol e guida. Ecco, poi una parte importante di questi, vedete, no? Circa 3 su 5, hanno avviato un percorso di cura, quindi un percorso di guarigione dalla condizione di dipendenza. Come sono suddivisi? Le categorie sono quelle che ha deciso la regione, vedete, consumatori di droghe e farmaci 1.475, quindi sostanzialmente la maggioranza, sto parlando di quelli presi in carico, alcol 950, tabacco 329, gioco 152. Tra parentesi, i nuovi casi che sono arrivati, sono in crescita i nuovi casi di tossicodipendenza, stabili gli alcolisti, in crescita un po' i tabagisti. I giocatori, più o meno i nuovi casi sono circa tra i 50 e i 60 all'anno da 5-6 anni a questa parte, quindi è abbastanza stabile. Questi numeri anche dei pazienti in carico, in cura, ecco, no, che stanno facendo un percorso di guarigione, sono verosimilmente incompleti, perché in ogni caso dobbiamo aggiungere le persone, le famiglie che si rivolgono direttamente alle associazioni di automutuo aiuto per l'alcol, al gruppo dei giocatori anonimi o anche ai progetti speciali che hanno le nostre comunità terapeutiche, quindi il progetto sul gioco d'azzardo, il progetto cocaina, il progetto che ci sono, insomma, no? Sia Modena che Avignone, i gruppi nella bassa. Quindi verosimilmente possiamo stimare che il numero di cittadini, ecco, della provincia di Modena che ha seguito un percorso di cura, sta facendo un percorso di guarigione, ecco, sia un po' più alto di questi 2.906, probabilmente 3.000, 3.100, 3.200, ecco, non sono mai numeri semplici da raccogliere complessivamente. Così come il numero totale dell'utenza, la prima cifra, ad esempio non riporta i giovani dai 18 ai 25 anni e i giovani minorenni fermati per uso di cannabis dalle forze dell'ordine, ai quali facciamo un corso infoeducativo, ne facciamo 4 all'anno, io il dottor Annovi e il dottor Solano della prefettura, e abbiamo circa 150 adulti dai 18 ai 25 anni che vengono a fare questi corsi infoeducativi sull'uso di cannabis, prima di fare il colloquio in prefettura con l'assistente sociale, poi da 2 anni facciamo anche dei gruppi con i minorenni fermati, che sono aumentati negli ultimi 2 anni, è un fenomeno che non esisteva 3 o 4 anni fa. Noi abbiamo iniziato nel 2012 facendo i corsi per gli adulti dai 18 ai 25 anni, perché come diciamo sempre, a noi se un quarantenne si fa una canna non ce ne frega niente, non ci preoccupa se ce la fa un diciottenne. I minori non c'erano, la prefettura ci ha chiesto negli ultimi 2 anni di fare dei corsi, ne facciamo 2 all'anno, per 10-15 ragazzi minorenni fermati per consumo di cannabis, che vengono insieme ai loro familiari, perché con problema di privacy facciamo un gruppo multifamiliare sostanzialmente condotto prevalentemente da Claudio, che è più bravo di me in questa parte qua. Ecco, qualcosa più di contenuto su questi numeri. Prevalgono i consumatori di eroina tra i tossicodipendenti per quanto riguarda i pazienti in carico, che sono i pazienti che conosciamo meglio, che abbiamo in più in testa, no?
sono costanti, ecco, i consumatori di cocaina e di cannabis, circa 300 all'anno in cura. Sono significativamente aumentati nel 2017 i giovani dai 14 ai 24 anni in carico nei servizi di dipendenze patologiche per consumo prevalentemente di cannabis grave, quindi consumo problematico, anche minorile, e associato a cocaina. Sono aumentati nel 2017 in modo significativo i nuovi casi di eroina rispetto al 2016, abbastanza, sono più del previsto, diciamo, erano stabili da qualche anno, sono molto, molto aumentati. Sono invece sostanzialmente stabili il gruppo dei consumatori di alcol, che ha un'età media più alta. Noi non intercettiamo il consumo giovanile di alcol, che è il tema accennato prima dal sindaco, quindi gli alcolisti che abbiamo in cura sono persone adulte, ecco, 30-40 anni in su, con una storia di abuso di alcol, e la stessa cosa vale per i giocatori, cioè, e per i tabagisti. Diciamo che in queste quattro cifre, mentre siamo, e secondo me, come io penso, ecco, è un'opinione, siamo siamo diventati più capaci negli ultimi 3 anni di intercettare i casi molto gravi di consumo giovanile di droghe grazie alla rete fatta con i servizi minori dei comuni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio, che sono tanti, no? I centri che accolgono i giovani in difficoltà dai 14 ai 18 anni, gestiti dalle cooperative e dai comuni. E noi lavoriamo molto in rete con questi centri qui, quindi riusciamo a vedere precocemente i giovani che hanno una deriva sul consumo di cannabis e recentemente anche dell'uso di cocaina. Quindi, come posso dire, l'area giovanile del consumo di sostanze, compreso anche questo discorso che facevo prima dei corsi cannabis, che ci permette di conoscere, la intercettiamo bene. L'area giovanile del consumo di alcol, l'area problematica del consumo di alcol, la intercettiamo tangenzialmente nei corsi alcol e guida, cioè i corsi info-educativi per guida in stato di ebbrezza, che però, contrariamente al sentire comune, non è un fenomeno che riguarda i giovani, riguarda i giovani in parte. La maggioranza di persone che fanno guida in stato di ebbrezza sono dei trentenni, dei quarantenni, dei cinquantenni, dei sessantenni. L'ultimo che ho visto aveva 73 anni, primo caso di guida in stato di ebbrezza adulto, vecchio. Quindi il consumo giovanile problematico, quello che porta i ragazzi sulle in pronto soccorso e sulle locandine dei giornali almeno una volta alla settimana, sedicenne in coma per abuso di alcol, sviene, venuta in pronto soccorso, questo ai nostri servizi non arriva, è un consumo difficile da andare a conoscere. Per quanto riguarda le sostanze, la considerazione fondamentale che faccio è questa, cioè l'impatto sul sistema della residenzialità, intesa allargata alla salute mentale, quindi il diagnosi e cura, i reparti del ricovero a Villeggiare e Villarosa e le comunità terapeutiche, in particolare il circuito della pronta accoglienza, è in larga parte determinato dall'uso di cocaina. La cocaina come droga primaria coinvolge circa 300 pazienti presi in carico, come droga secondaria a più o meno altrettanti. Vuole dire che il 30-40% dei tossicodipendenti consuma cocaina, anche se è un consumatore di metadone, se è un paziente di metadone stabile o se è un consumatore di alcol. Il consumo di cocaina sta cambiando il nostro modo di lavorare, genera la stragrande maggioranza dei ricoveri con urgenza in diagnosi e cura, genera, ahimè, la stragrande maggioranza dei problemi di aggressioni e minacce ad operatori, sia nelle comunità, in ospedale e dentro i servizi tossicodipendenze. Ci sta trasformando nei servizi sempre più preoccupati di difenderci dagli utenti. Quindi è un tema molto complicato. Tutti voi sapete, curare la cocaina è un casino, cioè è molto complicato, allora è più difficile del previsto, nonostante abbiamo fatto tanta formazione. La seconda parte, dedicata ai percorsi in comunità terapeutica, come l'anno scorso, 583 percorsi non utenti, sono anche questi dati della relazione, in crescita rispetto al 2016, sono le comunità censiste da tutto il sistema, quindi quelle che sono qui presenti e le altre in cui abbiamo i pazienti in comunità, le giornate, 70.000 giornate di
vitalità e comunità terapeutica, più 5.000 rispetto al 2016, la media di presenza è in calo, questo è un dato che al primo anno che lo vedo, devo dire, l'anno scorso era più alta, era 137 giorni, quindi significa che c'è una, uno spostamento, io credo, verso le richieste dei programmi più leggeri, più brevi. Non mi sembra, ma questo poi magari lo vedremo nel gruppo, che ci siano più abbandoni. Questa poi è una percezione che ho io. Probabilmente l'area ancora di maggiore instabilità rispetto alla durata dei programmi è l'area dei minori. Abbiamo il modulo blog qui al CEIS, so quanta difficoltà c'è a tenere fermi i ragazzi in modo continuativo, ecco, no? I 17enni, i 16enni, quindi questo è un po' l'area di sviluppo futuro, cioè la stabilizzazione dei programmi dei ragazzi minorenni, perché sono quelli che adesso abbiamo messo in comunità, sono molto gravi, forse più per la storia che hanno personale che per la gravità dell'abuso di sostanze, ecco, magari ne parleremo nel secondo.